Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Crusader Kings 2 Brave Beard. Siamo con Re Brandon di Scozia, secondo episodio dedicato a lui, che dai 18 ai 25 anni è riuscito a conquistare mezza Inghilterra, almeno per quanto riguarda una zona completamente nuova. Dobbiamo ancora conquistare l'isola di Man, cercherò di arrivare in qualche modo a questo punto. Cosa possiamo fare? Possiamo tentare di uccidere il regnante del Sudrear, il signor Sigfrof, il figlio di Ivar, nipote di Ragnar, e tra l'altro sei cattolico tu pure. Possiamo tentare di ucciderti? Vediamo, ho scarso potere io di intrigo, quindi non è che possiamo fare granché. Nessuno vuole venire dalla mia parte, no. Quindi vediamo di tirarti via direttamente, annulliamo pure questa cosa. Abbiamo il signor Edwin di Fife, che ha tirato fuori un'altra fazione per tirar su Fergus. Ti posso inviare un dono? Ciò non migliorerà la sua... Sei tornato indietro. Possiamo dire di fermare. Sottrai vassallo, imprigiona. Possiamo imprigionare al tot per cento. Ok, è un po' difficile, dovremmo fare un po' di gestione interna del territorio a quanto pare. E forse è il caso. Possiamo far valere le nostre rivendicazioni. Rivendica Northampton anche. Comincio ad avere rivendicazioni un po' ovunque, perché avendo preso un titolo di grado superiore adesso bisogna un po' sistemare le cose. Quindi che cosa facciamo? Tu che sei mio vassallo, però mi odi, sai che faccio? Ti posso sottrarre il vassallaggio? Ah no, trasferisci il vassallaggio, ecco, trasferisci a tuo vassallo. Aspetta. Vassalli. Allora, tu che sei imprigionato, che hai fatto il tuo dovere, ti posso tirar via? Come faccio a vedere dove sei imprigionato? Nelle prigioni. Sei nelle mie prigioni o nelle prigioni di qualcun altro? Invia dono, educa bambino, domanda scomunica, revoca titolo. In teoria è sotto questo. Riscatta prigioniero. Ingfrid. No. Sei sotto qua? Esigi conversione religiosa, non si convertiranno mai. Trasferisci il vassallaggio e posso trasferire il vassallaggio ai miei. Quindi sai che facciamo? Facciamo così, andiamo sotto in intrigo. Organizziamo un torneo. Grande torneo. Ho mandato un messaggero in tutto il regno per diffondere la notizia del grande torneo. Abbiamo speso un sacco di soldi, ma adesso vediamo che cosa succede. Possiamo rivendicare un bel po' di roba, a quanto pare. Questo e anche un altro, e anche Northampton, che è poco sotto. Quindi possiamo espanderci ancora un po' di più. Il Norfolk fa parte del piccolo regno del Sudrear, quindi fa parte ancora del regno blu scuro, diciamo. Quindi c'è blu scuro e blu ancora più scuro, se vedete. Ce ne sono tre, ma uno, quello più chiaro sono io e la Scozia. Quello un po' più scuro è Sudrear, che in questo momento è l'isola di Man, queste due isolette qua, questa cosa qua. E poi sotto ancora c'è la rivolta isolana, che non è una rivolta isolana in realtà. Cioè, in realtà è un'isola, però anche questa è un'isola. Quindi vabbè, per cercare di essere indipendenti. Quando sarà indipendente potrò cercare di far qualcosa. Nel frattempo dobbiamo accumulare più soldi, quindi andiamo un attimo sotto tecnologia. Costruzione militare. Posso fare qualcosa per i progressi economici? Dovrò aspettare? Qua vedo la distribuzione relativa per quanto riguarda queste cose, non mi interessa. Intrigo, fazioni. Abbiamo un bel po' di fazioni. Abbiamo una fazione di indipendenza. Esatto, dello York. E il signor Edwin che vuole Fergus, l'abbiamo già visto, e Kenneth invece che vuole Kenneth. Tu vuoi te stesso a governare? Sottrai il vassallo? Tu hai dei vassalli sotto di te, ma se io faccio... Posso domandare la scomunica, non la vorrai? Trasferisci il vassallaggio?
a me. Posso mettere me? Revoca titolo. Hai chiefdom di Morei. Non me lo darai mai. In modo che possa tenerlo io con ancora spazio. Ribelle, potere e riluttanza di base. Imprigiona, ti posso imprigionare al 40%. Concedi di titolo onorifico, ti faccio incazzare se voglio. Provo a ucciderti. 29%. No, queste cose non sono ancora possibili perché il mio personaggio fa abbastanza schifo per quanto riguarda intrigo. Quindi cercherò magari di fare Axel che sia molto, molto verso l'intrigo. Torniamo un attimo sotto fazioni. E quello che mi interessa è questa fazione qui. Perché questo signore qua ha rotto le balle. Lo possiamo imprigionare molto difficilmente. Tu sei il governante di questa qua. Proviamo a fare un complotto verso di te, anche se dubito. 29, nel tuo regno ti vogliono tutti bene. Quindi, visto che potrei fare una cosa del genere, ovvero revocargli il titolo. No. Conversione, trasferisci il vassallaggio. Voglio trasferire il vassallaggio a uno dei miei vassalli. Al vescovo James. Rendi vescovo James un vassallo di Sigbir. No, così gli do un vassallo. No. Esigi conversione religiosa? No. Smetti di sostenere un complotto? Non c'entra. Possiamo concedere l'indipendenza se vogliamo. Quindi è difficile gestire questo territorio in questo momento. Dovrei cercare di mandarlo via e mettere chi voglio io qua. Solo che è un po' difficilotto. Possiamo darti l'High Chiefdom di York? No, York è stato... Sì, no, possiamo darti la chiefdom di York, però chiederà l'indipendenza. Però la tua opinione aumenta di 60. La contea di York, però non diventi indipendente, ma diventi mio vassallo. Però non mi piace che tu sia... Tu sei norreno e anche tu sei norreno. Siete norreni e pagani, e di casati che hanno a che fare con gli Ivsterk. Quindi mi volete molto, molto, molto male. Allora, o posso tentare di fare il diplomatico. Vediamo cosa abbiamo di malus. Meno 35, meno 10, meno 30, meno 20. Abbiamo troppo malus. Veramente troppo, troppo, troppo malus. Quindi non possiamo fare niente se non tentare di ucciderti. Oppure semplicemente tentare di... Possiamo scomunicarti? No, perché tanto non fai parte della nostra religione. Sei già maritato. Possiamo uccidere te? Ti uccidiamo la moglie? 52% di uccidere la moglie. Nessuno che voglia uccidere la moglie. Quindi lasciamo stare. Per adesso possiamo usurpare qualcosa anche. Possiamo provare a creare dei titoli, ma non abbiamo cose. Abbiamo bisogno di più soldi. Quindi facciamo passare un po' di tempo senza far niente. Probabilmente arriverà qualche problema tra poco, di qualche guerra tra poco interna. E ora di lasciare che il torneo cominci. Per i prossimi 2 mesi tutti potranno mostrare le loro abilità di combattimento. Ottimo. Quindi vedremo un po' che cosa succede in 2 mesi. Siamo a marzo del 912 del 2000. A ottobre potrò sistemare questa cosa. Nuala è impulsiva e sembra capace di discernere il giusto dallo sbagliato. Cosa dovrei fare con il mio sciagurato figlio? Arbitrario. Guadagni il tratto arbitrario. Così abbiamo una figlia con un macello di poteri. A 44400 in questo momento, perché con arbitrario è meno 2 di amministrazione e meno 1 di riduzione, che non è che sia granché. Credo che questo venga bilanciato dal fatto che sia moderata. Sì. Grande torneo. Haraneo di Richmond è stato coronato vincitore del mio grande torneo. Chi sei? Tu sei un orreno. Ok, però tu mi vuoi leggermente più bene. Chi sei tu? Sei dentro il castello di Richmond, quindi sei un ottimo pretendente al titolo. Quindi io posso uccidere questa persona? 35%. Posso provare a ucciderla così? 35%. E c'è qualcuno nella tua corte che ti vuole uccidere? 15%. Scarso. No. Sappiamo che nella tua corte c'è questo personaggio qua.
se lo troviamo. C'è un sacco di alleati, però sono tutti quanti. Si sono tutti quanti sistemati. L'erede è sempre un norreno. Tra l'altro bleso. Ok, per adesso direi che va bene così e andiamo avanti. È una situazione molto delicata questa. La prodezza di Ale gli ha procurato la vittoria al secondo posto del grande torneo. E Ale è uno di questa zona, quindi ok. Quanto pare qua vincono molto queste persone, perché ha vinto uno dei tuoi. C'è un certo Ale, eccolo qua. Ale addestrare Dupe in Durham, è il maresciallo di questa zona. Posso inviarti un dono? Giusto per sprecare un po' di soldi, a quanto pare. Sei sposato? No, allora ti cerco una moglie. Combina matrimonio con Ross. Perché no? Riluttanza di base, non può sposare un infedele. Ok, questo non va bene, quindi proviamo a chiedere la conversione. Invitiamo la corte, no? Perché? Riluttanza di base, falsa religione. Sei zelota per caso? Timido, onesto, gentile, brillante stratega. Combina matrimonio, come è? Imprigiona. Imprigiona. 80% di imprigionare, wow! Concedi titolo terriero e a te. Potrei dare un titolo terriero? Ma sì, ti do il Galloway. Così sei contento. Un uomo incappucciato vestito di blu mi ha dato un libro senza titolo. Ha detto qualcosa, ma nella confusione non l'ho compreso. Il libro è sempre lì. E aspetta, oppure il prestigio mensile? Pietà o prestigio mensile? Pietà. Questo giro andiamo con la pietà. Fazioni pericolose, ce ne sono tante. Per finirla dovremmo cercare di uccidere lui. Però sottrai vassallo. Ti posso fregare i vassalli? Non ne hai di vassalli. Smetti di sostenere il complotto? Non ce l'hai. Esigi conversione religiosa? Non ce l'avrai. Possiamo dargli del coppiere? No, del giullare di corte. Possiamo farti diventare giullare di corte, se voglio. Possiamo revocarti il titolo? Non me lo dai. Vabbè, dichiamano di guerra. Non vedo l'ora. Grande torneo. Intanto Glenn è arrivato terzo. E Glenn è invece nel chiefdom di Moray, quindi là sopra. Qua sopra. Il presunto segreto contenuto nel libro mi sfugge ancora dopo diverse settimane di studio intenso. È solo tempo sprecato, inchiostro sprecato. L'autore non poteva essere altro che un pazzo per aver riempito in questo modo della preziosa pergamena. E abbiamo il tratto erudito. Erudito che ci dà erudizione più 2, più 3. Quindi adesso abbiamo erudizione un bel po' alta. E tra l'altro sto educando uno delle persone. Abbiamo una tregua con York fino a... al 921 e esattamente al 921 scoppierà una guerra, quasi sicuro, scommetto. Qui come sei con guerre? Non ti posso dichiarare guerra, devo dichiarare guerra al tuo signore. Rivendicazione di diritto, che problema c'è? La contea di Man e De Yune vassallo di re di Scozia, motivo sufficiente per se vinciamo bla bla bla. Perché ti stai perdendo? Perderei 100 di pietà, però va bene. Vai. Ok, dichiariamo guerra. Sono disponibili nuove decisioni importanti. Possiamo tirar fuori appunto i nostri cosucci. Qua le minacce continuano a essere abbastanza importanti adesso. Abbiamo una minaccia all'80% per quanto riguarda Sigbjorn e Nalfdan, che sono questi due. Sono Durham e York, quindi non siamo proprio messi benissimo. Però abbiamo un po' di truppe che possiamo radunare qui, così torniamo in battaglia, perché a quanto pare capiscono solo la lama questi qua. Quindi vediamo di continuare a fare a cazzottate in giro per
la Scozia e vediamo di conquistare l'ultima parte della Scozia che ci manca. E come avete visto, qua tra l'altro non arriva nessuna truppa. Perché noi tra i vari vassalli che abbiamo, vedete che abbiamo Sigbjorn, però non ci vuole bene, quindi ci dà esattamente 0 truppe. Quindi le truppe che ci sono qua, 0. No, in realtà ci dovrebbe dare una mano. Quindi vedremo di tenerla in conto questa cosa. Possiamo provare a mandare il nostro capo delle spie, che sta cercando di creare una rete di spie. Lo mandiamo a tramare a Durham. Cercare di fare un po' di casino a Durham. Tanto che qua appunto c'è l'esercito di Sudrear che si fa i suoi giretti. Sta provando ad assaltarmi la mia zona, ma faccio prima saltare io la sua. Papa Calixtus è morto e è successo Papa Clemente. Papa Clemente che ha 32 anni, giovanissimo Papa. Non credo ci sia nulla di particolare. Semplicemente è un Papa nuovo. Vediamo di chiamare un po' di alleati. Potremmo eventualmente tirar fuori altre tot persone. Questa fazione qua è quella che mi preoccupa di più, perché questa vuole Kenneth e questa vuole Fergus. In realtà questa a te basta che ti in qualche maniera sistemo con invia dono. Stiamo prendendo un bel po' di soldi per questa cosa, quindi forse non conviene inviare un dono, ma sappiamo che c'è. Abbiamo il Moray, ma soprattutto abbiamo questa zona che vuole l'indipendenza. Caro cognato, la pace sia con te, sfortunatamente non ci sarò. Evviva! Andiamo a vedere intanto qua come va la Navarra. Tu ti sei sposato con qualcun altro? Witiza. C'è qualcosa che non mi torna con col discorso della Navarra. Non deve essere mia la Navarra. Dov'è finita Merida? Andiamo su. Merida. Hai rotto il fidanzamento. 9 anni, vediamo di prendere il Duca di Alsazia. No, 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 no. Possiamo andare con la Francia Ovest. Francia Est e Bavaria. Che vuol dire tutte e due. Ok, con questo nome direi che scelgo te. Poppo. Cerchiamo di farlo sposare con Poppo. Vediamo che cosa succede. Intanto qua c'è un esercito che si sta tirando fuori. Ho deciso di accettare la vostra proposta. Perfetto. A quanto pare non me l'aveva accettata l'altra proposta. Non stiamo avendo tanti figli, tra l'altro, sto notando. A parte che sono sempre in battaglia ultimamente, ma questo non ha interrotto il buon Willy ad avere 8 figli. Tra l'altro, come sono messi i miei fratelli in quanto a nipotini? Quindi andiamo un attimo sulla casa Tantani. Aurora va bene. Mi interessa cosa. Allora, Dorian è morto. Fergus? Fergus non ha neanche moglie? No, ha una moglie ma non ha figli. E ha la figlia di Fergus Argyll. Vi chiamate Fergus tutti e due, veramente? Senza volerlo? Fergus di Argyll è mio figlio. Ah, io sono l'erede di mio figlio, giusto? Ok, sì, di mio fratello, scusate. Ok, abbiamo una vittoria qua a Russen. Qui ed è finita anche. Vediamo di attaccare l'esercito. Esercito che è formato da solo Sudrear. Quindi dovremmo andare a cercare questo simbolone qua. Che non è più il vecchio simbolone, tra l'altro, notate. Perché? Che cosa è successo? Tu sei diventato cattolico e quindi il simbolo stesso si è trasformato.
è la forma anche dello scudo che determina quella che è la credenza. Infatti se andiamo qui ad esempio, vedete che qua c'è l'esagono, ad esempio c'è questo cerchio esagono, qui anche ci sono degli esagoni parecchio. Se andiamo ancora un po' più in qua dovrebbero esserci ancora diversi, infatti loro sono questo cerchio particolare, siamo qua in Asia ormai, e a seconda del tipo di religione c'è qualcosa di diverso. Ewan non è più cappellano di corte, vediamo come è morto. Qua possiamo darlo a te, sei anche un po' più bravo, vedi di fare proseliti e di farli a York, così abbiamo più gente che verrà dalla nostra parte. Intrigo, volevo vedere il mio cappellano come è morto, se riesco a capirlo. Corte, posso vederlo da qua? Abbiamo un sacco di gente che in questo momento è imprigionata. Possiamo riscattare il prigioniero per 10 pezzi d'oro, vai. Cominciamo a riscattare un po' di prigionieri che ci sta. Quindi anche te. Ti potrei far incazzare, ma anche no. Ok, non li vuoi indietro, va bene. Per me non è un problema. Accetto di pagare il riscatto. Ok, abbiamo qualche soldino in più. Mio signore, desidero intercedere per conto di uno dei vostri prigionieri, Highland e Turso. Sicuramente la manifestazione di misericordia incrementerebbe la stima che già i vostri vassalli nutrono verso di voi. Robert di Dunbar dice di liberarla. L'opinione sua cala. Questa opzione è disponibile. Stupito dalla mia spiegazione. Spiego con accortezza perché non è possibile. Perché io sono un diplomatico. Quindi vediamo di spiegare appositamente questa cosa. Qua vediamo di fare altre battaglie. Siamo al 22%. Adesso 28. Questa è la rivolta isolana. Vediamo di non andargli incontro. Ma piuttosto di andare qua. Nel Suffolk. È tempo che riconosciate la piena indipendenza di Durham e gli altri stati della federazione indipendente. Ok, hanno attaccato? Temo di non aver scelta, non sarò ricattato. E restiamo qua. A sto punto, perché adesso mi dichiareranno guerra. Eccola qua. Dichiarato guerra di indipendenza, rivolta scozzese. Ok, bene, bravo. Tutte le guerre. Chiamiamo un po' di alleati. E probabilmente tireremo su anche la... Come vedete adesso questo è diventato territorio tutto quanto rosso-nero e sono le rivolte. Anche questo tra l'altro. Rivolta scozzese, eh? Anche questo territorio qua. Un errore sensato la cosa, perfetto. Non appena il vescovo Kien è giunto a York, Alfdan ha ordinato di imprigionarlo. Pagherete per questo. Militare. Possiamo tirar fuori la nostra truppa, ma aspettiamo. Quindi tu, cappellano di corte... I nostri cappellani di corte sono molto sfortunati ultimamente. E metti qua allora. Bambino senza tutore, abbiamo Axel che è senza tutore. Vediamo di farlo educare. Vediamo se riesco a farlo educare da qualcuno che abbia un altro intrigo. Quindi Robin. Direi che va abbastanza bene. E proviamo a farti sposare con... la figlia di Basileus. O se no, chi è che può ereditare qualcosa di interessante? Nessuno qua, credo. Principessa della Grande Moravia. Capo delle spie. Facciamo con la principessa della Grande Moravia. E qua se dovessero servire le truppe le posso comandare. Comunque qua sono venuti già ad attaccarmi. Onorevole sia tu benedetto, ho deciso di accettare la vostra proposta con la principessa Voislava. Qui abbiamo un 7% di vittoria e stiamo già saltando il posto. E vediamo di velocizzare la cosa se ce la facciamo. Tu stai provando ad saltare questo posto ma non ce la fai. Qua abbiamo 1300 truppe che arrivano. Possono i tuoi umori marcire nel tuo corpo ancora in vita. Questa è la formale dichiarazione di guerra. Le nostre armate si incontreranno sul campo di battaglia. Evviva! Contro chi?
Tanto chiamiamo altri alleati, ma siamo in guerra contro Trondelang. Perché? Cosa ti ho fatto? Ostile verso... Che guerra è questa? Conquista! Sta cercando di conquistare le Orcadi. Questa isoletta qua stai cercando di conquistare. Maledetto, adesso dovevi attaccarmi. Ok, speriamo che arrivi l'Aquitania prima o poi a darmi una mano. Tanto io ho la possibilità di andare qua. Tu hai appena formato queste truppe, quindi dovrebbero essere abbastanza col basso morale. Sono appena arrivate. Quindi io dovrei avere un vantaggio, infatti. Ce l'ho. Vediamo di andare a attaccartele ancora. Sono un po' sparse. Sono anche un po' più di me se sommate tutte assieme. La tua esperienza in marina bellica aumenta e ci sono molte cose che potresti gestire. Focalizzati sull'attacco, difesa... infondere coraggio agli uomini. Comandante carismatico. E vai. Più 10 morale in difesa. Guida al centro. Vai. Abbiamo un'altra vittoria. Siamo al 34% contro il Sudrear. Qua siamo in svantaggio. Qua siamo in svantaggio. Quindi abbiamo bisogno della nostra armata tribale. Vediamo di farla arrivare qua il più velocemente possibile. Questa la perdiamo. Anche se siamo in vantaggio. Quindi purtroppo non possiamo fare niente su questo. Ma adesso siamo di nuovo un sacco di truppe. Fermiamoci un attimo. Chi se n'è andato via? Il cancelliere. Mettiamo Fergus a fare il cancelliere. Siamo tornati a 37. Adesso questa la dovremo vincere. Voi unitevi a questa battaglia. Abbiamo più gente tutti assieme. Uniamo il nostro esercito nell'armata di re di Earl Alastair. Possiamo venirti incontro. Andiamo ad andare qua. Tu sei in lotta. Attacca Red Brando per re, tu ti ho dato il chiefdom di Galloway e adesso mi attacchi? Bravo. Ti ho fatto vincere un torneo. Vediamo di schiacciare questi maledetti che ci provano. ...23... Voi chi siete? Rivolta isolana, quindi non siete miei nemici in realtà. Anche se vi incontro... Se vi incontro vi devo uccidere, ma non dovreste essere miei nemici. Andiamo da qua. Voi siete l'armata di Galloway, quindi lo possiamo fare. Un messaggio riguardante offri pace, la pace sia con te. Proponiamo una pace bianca con questi termini. Perdi 50 di prestigio, perde 50... Tu perdi prestigio, io no. Sì, va bene. Ok, la rivolta scozzese si è bloccata. Perfetto. Quindi abbiamo concluso una delle guerre. Grazie per gli uomini in più. Una cosa alla volta. Nuale è sempre intento a contare i suoi soldi e assicurarsi di ottenere il massimo guadagno. Ella è stato a mercanteggiare con un mercante su alcuni dolci fino a quando il mercante si è messo a ridere e ha consegnato i dolci per meno di quanto le avesse chiesto. Possiamo prendere avido oppure caritatevole al 75-25. Caritatevole o guadagno in amministrazione o fanatico e caritatevole. Proviamo a fare questa e siamo diventati caritatevoli. Cosa che vi permette di avere... Vediamo. Caritatevole mi dà più 3 in diplomazia. Quindi si vede che è mia figlia. È una buona cosa. Ottimo. A proposito, allora, abbiamo fatto finire la guerra di indipendenza. Questo cosa vuol dire? Che nelle mie fazioni adesso non c'è più la fazione che mi rompeva le balle. Infatti tu sei passato improvvisamente da meno 10 a meno 2. Perché? Difesa contro stranieri? Esatto, perché vi sto proteggendo il culo. Quindi adesso ce l'avete un po', cioè siete un pochino più d'accordo con me. Bene. Ci prendiamo la costruzione navale. E le altre due guerre che abbiamo è la guerra d'invasione che stanno arrivando e la guerra contro Sudrear. Quindi in realtà dovremmo andare nel Sudrear, quindi dovremmo andare qua, tipo. Oh, questo è territorio mio. No, questo è territorio già mio. Dov'è il Sudrear? Dov'è il resto del Sudrear? Ok, qui e qui. Quindi voi potete andare qua. Voi potete andare qua. Queste sono le truppe di Sandaki. Questi sono degli alleati che sono gli asturiani che sono arrivati. Robin non è più il capo delle spie, vuol dire che è morto.
Sì, perché i bambini non hanno più il tutore. Quindi vediamo di assegnare il nostro nuovo capo delle spie, morto Robin Hood. Maledizione. Non abbiamo tanta gente, però abbiamo questo Malserft, che non è niente male. Sei dei nostri, sì. Quindi andiamo un attimo sotto il nostro consiglio. Facciamo che trami in questa zona qua. E vediamo di assegnare ai nostri bambini, a Merida e a Educa Bambino. Ci mettiamo appunto il chief e Educa Bambino, ovvero l'altro Educa, e ci mettiamo non Marion, ma Marion quanto hai di... No, in realtà Marion può anche andare bene, quindi facciamoti educare da Marion. Possiamo rivendicare un po' di territorio, ma questo non mi interessa per adesso. Mi interessa vincere questa guerra. Quindi vediamo di trasferirci di là. Abbiamo perso una battaglia a Kirkwall, abbiamo vinto una battaglia a Barnborg. Abbiamo meno 7 per la conquista. E sono loro che sono arrivati? No, voi siete ancora della rivolta isolana. Dove sono questi? Non si vedono ancora. Hanno uno scudo giallo. Ecco, ha gli stessi colori dei miei, ma non è la stessa cosa. Quindi intanto proviamo ad assaltare questo posto. 981 in difesa, noi siamo in 3000. Questa è la rivolta norrena. La rivolta norrena di che cosa? Ostile verso il mondo. Qua intanto si sta disfacendo pian piano anche tutto quanto. Sono uno dei pochi regni che rimane tutto unito. Forse l'unico che rimane tutto unito a parte il Wessex. Ok, a proposito di leggi, le avevamo lasciate perdere per un po'. Tasse di vassalli ecclesiastici più 45. Vai. Bam. Così avremo un pochino più di soldi messi da parte. Voi siete quasi tutti morti. Intanto hanno provato questa. Siete quasi tutti morti perché vi ho mandati allo sbaraglio, purtroppo. Quindi tornate indietro. Non ho tenuto conto di quella cosa, ma va bene. Militari come siamo messi? 300 e 900. 1200. Bene. Intanto qua abbiamo questo. Oh, sono arrivati gli invasori. Che arrivano da sopra, giustamente, visto che vogliono conquistare le Orcadi. Siete in 500. Chi volete far ridere? Ok, adesso ne arrivano altri 100. Qua ce ne sono altri 900. Una guerra per volta. Qua abbiamo un 60%, che non è granché. Desidero intercedere per conto di una prigioniera. Lind Turso, manifestare... Rifacciamo questa cosa. Quanta gente ci vuole qua? Ce ne vogliono 1000. Quindi possiamo fare... No. Possiamo fare nuova unità. Possiamo spostare un po' di unità. Queste sono troppe. Quindi proviamo a fare così. La compagnia scozzese da sola conta un sacco. Proviamo a muovere solo la compagnia scozzese e poi a muovere qualcun altro. No, solo la compagnia scozzese fa 2000 uomini, quindi non posso farci niente. Niente, lasciamo così per adesso allora. Come siamo con i mercenari invece? Ordini sacri non ce ne abbiamo. I mercenari si assoldano, ma si assoldano per una marea di soldi. Costano l'occhio della testa, come potete vedere, 450, 200, 190, eccetera. Non abbiamo assolutamente quei soldi per potercelo permettere. E vediamo allora di far aspettare un po' il tempo. Se riusciamo a tirare su, a distruggere anche Melfinont, poi ci possiamo trasferire per difenderci dalle armate di Godi. Perfetto, siamo al 67%, quindi neanche tanto. Andiamo di qua, possiamo usurpare dei titoli. Che titolo possiamo usurpare? Il piccolo regno di Sudrear, perché? Ok, sono successe un po' di cose. Intanto questa non è più in rivolta, quindi adesso posso effettivamente attaccare, come stavo già facendo in realtà. E un'altra sconfitta. E adesso possiamo saccheggiare questo territorio qua, cioè tentare di conquistarlo, visto che non è più straniero. Voi vi unite. Andiamo a prendere anche le nostre leve. Abbiamole tutte qua.
Così adesso possiamo andare contro il 1800, 1900, che sono quegli altri. Quindi stiamo perdendo una guerra, ma ne stiamo vincendo un'altra. Qua 3842 truppe. Lui vedete che sta tentando di conquistarmi i vari territori qua sopra. Però in teoria dovrei riuscire a fare qualcosa di utile. Possiamo fare un'altra tribù da 2500 se vogliamo. Qua intanto come minaccia è rimasto solo Edwin, perché gli altri stanno morendo come fiocchetti. Tra l'altro qua... bella questa cosa. Possiamo fare riscatto. Possiamo eventualmente chiedere riscatto per i vari prigionieri che abbiamo. Quindi vedo dove sono esattamente. Ottima questa cosa, non la sapevo neanche. Edwin, quanto bene mi vuoi? 15. Ti posso dare un dono? Vai. Tieni 20 soldini e torna a Cuccia. Tanto la minaccia si è dimezzata decisamente. Sta continuando a crescere però. Il che non mi piace tanto. 100%, ok. Vedo un 100%, vuol dire che abbiamo vinto. Imponiamo le richieste. E ce l'abbiamo fatta. La guerra di diritto scozzese isolana su Man è finita. Il re Brando di Scozia ha vinto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo appunto le tribal lands che fa parte di questo territorio qua. L'isola di Man. Possiamo anche trasferire una nuova capitale là. Questo titolo qua, nella mia corte, c'è qualcuno a cui posso darlo? Signor Fergus, mio fratello, concedi il titolo terriero, tieniti l'isola di Man. Ok. Perfetto, abbiamo la Scozia unita. Abbiamo la Scozia unita, abbiamo la Scozia unita. Abbiamo ancora una battaglia da fare, quindi continuiamo. Anzi, continueremo nel prossimo episodio, visto che abbiamo fatto un enorme passo in avanti, finalmente unificando la Scozia. E ben oltre, perché stiamo anche già espandendoci oltre. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui cercheremo di difenderci da questi maledetti vichinghi. Io sono Aethbrave, continuate a suggerire titoli e cose da fare nelle varie partite tematiche che vorrei che fossero. Io sono Aethbrave, namaste and be brave!